La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vai essere libero, libero come un uomo. Carissimi amici pensionati e pensionate, buona serata. Siamo in un contesto, quello che stiamo vivendo e localmente e a livello nazionale, veramente da un certo punto di vista deprimente, perché se ascoltiamo e seguiamo i lavori del governo nazionale in relazione ai fatti principali che hanno lasciato intendere che sono di interesse dell'intera collettività, perché procureranno all'Italia una crescita eccezionale, poi li sentiamo e sentiamo uno per uno le dichiarazioni che fanno i membri del governo. Ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una situazione del tutto anomala. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del reddito di cittadinanza, che è l'argomento del giorno. Cioè i soldi che devono prendere i disoccupati dal governo centrale, nazionale. E sto parlando dei pensionamenti anticipati di coloro i quali hanno compiuto 62 anni e hanno almeno 38 anni di contributi. Parliamo della quota 100. Sono gli argomenti che stanno riempendo le cronache politiche dei giornali e di tutti i talk show televisivi. E stiamo sentendo e siamo costretti ad ascoltare per aggiornarci. Perché dico questo? Perché i provvedimenti che vengono realizzati non hanno un normale iter che viene portato a conoscenza di tutti quanti i cittadini. Assolutamente. Se andiamo su internet non troviamo, ecco, i passi che si compiono per arrivare alla definizione dei documenti. Improvvisamente ci viene comunicato, è stato approvato in Parlamento il provvedimento del reddito di cittadinanza e della quota 100, il decretone. Ma noi sapevamo già che queste cose erano diventate leggi dello Stato. No, perché ci vogliono i decreti attuativi. I decreti attuativi dovevano essere fatti nel giro breve. E si è parlato che ci volevano 60 giorni per il passaggio al Senato e alla Camera, in maniera tale diventassero legge dello Stato. Siamo ad oggi che è stato effettuato un solo passaggio al Senato e sono stati modificati i contenuti dei decreti che riguardano e il reddito di cittadinanza e la quota 100. Quindi, essendo stati modificati nel testo originario, devono subire un passaggio adesso ancora alla Camera dei Deputati e poi tornare in Senato per l'approvazione definitiva. Però attenzione, ascoltate e sentite quello che vi dico, perché mi guarderei bene dall'aggiungere bugie alle bugie dei nostri governanti. Va bene? Cioè si prospetta ancora una modificazione di taluni punti che sono dentro ai decreti che riguardano, o per meglio dire ai provvedimenti, perché il decreto è uno solo, ai provvedimenti che riguardano l'applicazione del reddito di cittadinanza, perché parliamo di decreti attuativi, e della quota 100 stessa. Intanto
Intanto, il giorno 6 di questo mese, parliamo di mercoledì prossimo, si apre o dovrebbe aprirsi la piattaforma famosa sulla quale si può effettuare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. E intanto sono in corso le domande per andare in pensione con la quota 100. E se in corso d'opera cambia qualcosa di importante? Allora, vedete, a me, e penso che a tanti di voi, non può piacere questo metodo di governo dei fatti importanti che riguardano gente che soffre, perché soffrono i giovani che non hanno una occupazione e che in prospettiva, in talune zone come la nostra, parlo della Campania, parlo della provincia e della città di Napoli, parlo delle altre province della Campania, dove i posti di lavoro in prospettiva non ci sono. Siamo in una fase a livello nazionale di depressione economica, cioè stiamo in recessione tecnica, così come dicono gli economisti, cioè nella fase che precede appena appena il crollo dell'economia della nostra nazione. Siamo come Italia adesso non più al terzultimo o quartultimo posto nella scala dei paesi europei, siamo all'ultimo posto. Questa situazione è molto delicata e allora in prospettiva, ecco, soffrono e continueranno a soffrire i nostri giovani disoccupati, che però attendono con ansia il provvedimento dell'erogazione del reddito di cittadinanza. E allora il giorno 6, dopo aver fatto già i vari modelli 6 che riguardano la verifica del reddito del nucleo familiare, eccetera, eccetera, si presenteranno presso le strutture abilitate per fare la domanda del reddito di cittadinanza. E allora io vorrei riportarvi, ecco, amici telespettatori e telespettatrici, a quello che è lo spettacolo permanente che si dà del governo e che si dà dell'Italia ogni sera, ciascuno per il proprio conto, una volta della sinistra estrema, una volta che riguarda la destra e un'altra volta che riguarda gli esponenti dei 5 Stelle, che riguardano tutti questi cespugli dei partitini che si barcamenano e che cercano di essere presenti dentro, ecco, il dibattito nazionale di questi provvedimenti che si ritengono storicamente eccezionali. Ma cosa ci può essere di storicamente eccezionale rispetto ad un provvedimento che nasce per risolvere il problema della povertà, che le statistiche ci danno molto rilevante in Italia? Ci sono molti poveri, va bene, e allora questi poveri devono emergere, però le statistiche noi sappiamo che rispecchiano sì grosso modo quella che è la realtà, però nel pratico la statistica va analizzata e va affrontata secondo metodi che siano molto realistici, e qui ci vuole la preparazione del governante, di colui il quale è stato scelto dal popolo per governare questi fatti, e siamo invece in mano oggi a degli sprovveduti, i quali in corso d'opera, mentre hanno già stabilito delle date che sono date obbligatorie per loro, va bene? Perché sono obbligatorie per loro? Perché questi davanti agli occhi non hanno altro, ecco, i signori del governo, che le scadenze, la scadenza primaria, sapete qual è? Non sono più le scadenze delle elezioni regionali che hanno superato e si è visto l'andamento qual è, vince Salvini,
perde il Movimento 5 Stelle, parliamo dei partiti di governo, va bene? Tutti gli altri si attestano in posizioni di inferiorità, non c'è un'alternativa, eccetera, eccetera. E allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che si è ribaltata la situazione numerica, ecco, nell'ambito dei partiti di governo. C'è un trambusto, c'è qualcosa che li mette in crisi, l'uno perché si ritrova al di sopra di chi aveva vinto le elezioni con il 33% a marzo dell'anno passato, e oggi si ritrova addirittura ad aver superato quel 33%, mentre chi aveva vinto e si era attestato sul 33% oggi viene valutato dai sondaggi addirittura intorno al 20-22-23%. Siamo di fronte a delle situazioni di molta delicatezza. Allora, loro che cosa hanno in mente? Mentre devono e vorrebbero porre in essere, ecco, i due provvedimenti principali che sono la quota 100 e in particolare il reddito di cittadinanza, che è di matrice grillina, vorrebbero, ecco, realizzarlo nel migliore dei modi prima della scadenza elettorale europea, che avviene a maggio. E allora ecco perché hanno stabilito che dal 6 di marzo si possono cominciare a fare le domande, e le domande per il reddito di cittadinanza si fanno allegando i documenti e rispondendo alle domande che vengono poste dentro quello schema di domanda, che mette in crisi chi fa la domanda. Cioè, perché io vi invito, amici telespettatori e telespettatrici, a chiamarci, ma non solo a chiamarci, perché se voi ci chiamate e ci chiedete dei lumi su quello che è la domanda del reddito di cittadinanza telefonicamente, è molto difficile darvi delle spiegazioni. Voi avete l'obbligo di, ecco, quelli interessati, di recarvi presso il vostro CAF, anzi verso il vostro patronato, perché attenzione, facciamola questa differenza: CAF e patronato. Una cosa è il CAF e un'altra cosa è il patronato. Per il reddito di cittadinanza voi avete l'obbligo di rivolgervi al patronato, cioè a chi specificamente ha delle responsabilità grosse e che è in collegamento con l'INPS, è in collegamento con banche dati diverse, e lo possono fare attraverso le piattaforme che gli enti di patronato, che sono enti riconosciuti, possono utilizzare. E per avere il massimo di chiarezza, voi dovete sedervi dinanzi ad una scrivania dove dall'altra parte c'è un esperto che vi risponde alle domande, che vi dà la chiarezza per non farvi trovare nel caos, ecco, e per non mettervi in crisi, non nel primo periodo, attenzione, perché alla luce di tutto quello che si sta verificando, l'unica cosa che sarà possibile, ecco, da parte degli enti preposti, chiudere gli occhi e alle domande che verranno presentate e che si ritrovano perlomeno dal punto di vista reddituale del nucleo familiare in ordine, e quindi possono rispondere con l'inizio dell'erogazione di quello che hanno promesso. Quanto sarà? Non lo sappiamo ancora. Lo vedremo nel pratico come si comporteranno gli enti e in particolare l'INPS, che sarà l'ente erogatore, va bene? Poi tutti gli altri provvedimenti invece che riguardano non l'erogazione, quindi l'uscita di chi veramente si ritrova in condizioni pietose economicamente, ecco, esce attraverso questa quota di reddito che viene data mensilmente per 18 mesi, questa è una cosa certa, va bene? Si comincia ad erogare, però il meccanismo per consentire alla gioventù di poter uscire dalla fase del non lavoro, entrare nell'ambiente lavorativo, non c'è niente
che lo possa garantire prima di 5, 6, 10 mesi. Intanto viene erogato il reddito, ma non sappiamo, ecco, alla luce della definizione dei provvedimenti che, ripeto, dovranno passare all'approvazione nel giro massimo di 20 giorni, va bene? E, ripeto, sono stati modificati, e se sono stati modificati possono ancora essere modificati. Perché? Perché ci sono degli aspetti applicativi di questa erogazione e di quello che la legge generale ha stabilito per quanto riguarda l'incrocio tra domande e offerta del lavoro, va bene, e chi dovrà attendere a mettere insieme la domanda e l'offerta, che non possono essere gli attuali centri per l'impiego perché non sono nelle condizioni di farlo. E allora la legge generale che ha stabilito che devono essere assunti 10.000 navigatori, loro dicono navigator, lo dicono in inglese, va bene, perché? Perché loro hanno stabilito che in Italia chi dovrà fare questo lavoro come responsabilità è una persona, un professore del Mississippi, va bene, che viene dall'America e che viene qui, esperto in un paese che tiene 2,5 milioni di abitanti, ed applica quello che in quel paese è stato fatto per far uscire dalla povertà la gente. 2,5 milioni di persone, va bene? Viene in Italia, dove siamo 60 milioni, e dovrebbe applicare quel metodo in Italia, e infatti è stato esonerato un professore della Bocconi che gestiva l'ANPAL, che è l'ente che è preposto a questo incrocio tra offerta e domanda di lavoro, e che mantiene e che coordina e mette insieme quelli che sono gli aspetti costituzionali tra Stato e Regione, perché i navigator non possono essere assunti, ecco, dallo Stato centrale, devono essere assunti perché la materia lavoro è in dipendenza dei compiti della Regione. Quindi l'ANPAL, che deve e ha bisogno di questi navigator per applicare la legge, deve rivolgersi alle regioni e far assumere queste persone. Quindi c'è un iter un po' farraginoso che non si sa bene come si completerà. E allora, rispetto a tutto questo, lo ripeto, voi avete degli obblighi, quando siete interessati a queste cose, di andare presso il patronato di vostra fiducia e mettervi seduto di fronte all'esperto e parlare di queste cose, facendovi chiarire quali sono gli aspetti e i dettagli del reddito di cittadinanza. Questo vale anche per la quota 100, perché bisogna chiedere, bisogna sapere quali sono i risvolti dell'accettazione di questi che vengono prospettati come benefici, e talvolta possono anche crearvi dei problemi nel prosieguo, e ai 62enni e ai giovanissimi che si aspettano di entrare nel mondo del lavoro. Cari amici, noi, il nostro compito, ecco, di Partito Pensionati d'Europa lo vogliamo svolgere, e lo vogliamo svolgere a vostra difesa. Noi siamo disponibili ad incontrarvi, voi potete venire da noi negli orari, potete chiamarci, fissare degli appuntamenti, noi siamo a vostra totale disposizione per darvi i dettagli precisi e garantirvi quello che voi avete bisogno di essere garantiti, cioè nell'applicazione di questa legge danni non ne dovete subire. Perché tutto ciò possa essere, avete bisogno di mettervi in contatto con esperti. Noi vantiamo la nostra esperienza. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, continueremo, perché non possiamo tenerci dietro rispetto a questa questione, e quindi ci rivediamo tra qualche giorno. Intanto chiamateci, fissate gli appuntamenti, venite da noi, siamo a vostra totale disposizione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo.
libero come un uomo.